amici, ed eccoci qua allo stadio Gianni Brera di Pero, in provincia di Milano, per un evento bellissimo ma soprattutto importante di beneficenza, perché questa sera ci sarà la partita della Nazionale Italiana Artisti TV contro la selezione del cuore per l'associazione In Campo con il Cuore, che pensate è arrivata a 10 anni di attività. Ma questo perché? Per raccogliere fondi che vanno in beneficenza per l'acquisto dei defibrillatori, molto importanti non solo per il calcio ma per tutto il mondo dello sport. Quindi un evento veramente da non perdere. Noi di One TV siamo entrati con le telecamere, stiamo anche entrando proprio adesso per mostrarvi una giornata di sport veramente bella, ma io direi che il Peter Kappa adesso passerà la linea all'ufficio stampa, nonché alla bravissima Manuela Bresciani della Nazionale Artisti TV. E poi forse magari e vi vedrete anche giocare in campo il Peter, beh, One TV, canale 79 di Digitale Terrestre. Andiamo ragazzi. Ciao a tutti, qua sabato 14 settembre siamo qua in questo momento con Gianfranco Fasan, presidente dell'associazione In Campo con il Cuore. Ciao Gianfranco. Ciao Manuela, ciao a tutti. Siamo qua, a breve inizierà la partita che si chiama appunto Insieme da Campioni, con i protagonisti Nazionale Italiana Artisti TV e Selezione del Cuore. L'associazione In Campo con il Cuore è un'associazione che oggi, quest'anno, festeggia i 10 anni, 10 anni di attività benefica. Vuoi dirci qualcosa di questa associazione, Gianfranco? Sì, volentierissimo. Noi abbiamo iniziato nel 2014, quando era appena stata approvata la legge Balduzzi che obbligava tutti gli impianti sportivi a dotarsi di un defibrillatore. All'epoca c'era poca conoscenza, poca diffusione del defibrillatore, che è uno strumento salvavita fondamentale. Per cui con un gruppo di amici, tra cui Andrea, Marco, Gino e Roberto, ci siamo messi come obiettivo di prodigarci e a diffondere l'importanza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e del defibrillatore come strumento salvavita. Ad oggi abbiamo fatto tanti, tanti eventi che ci sono serviti a raccogliere fondi per donare sul territorio e alla città di Milano oltre 40 defibrillatori. E a formare circa un migliaio di persone all'uso e all'apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, perché abbiamo fatto un grande lavoro di cui siamo fieri e orgogliosi. Tra l'altro questa rete di defibrillatori è stata fondamentale in 3 casi di arresto cardiaco, per cui hanno usato i nostri defibrillatori e hanno salvato quindi 3 vite, per cui finché riusciremo comunque a salvare anche una vita sola continueremo in questo obiettivo, in questo impegno. Un obiettivo molto forte, molto importante, anche perché stamattina è stata realizzata proprio la formazione, la preparazione di alcuni atleti e professionisti appunto del settore per le manovre appunto per la protezione cardiopolmonare. L'abbiamo fatto questa stamattina per appunto i defibrillatori. Sì, tra l'altro è un evento storico direi, perché per la prima volta 2 società della Lega Nazionale Dilettanti hanno aderito al nostro progetto di cardioprotezione e 50 di persone tra dirigenti, atleti, giocatori e giocatrici si sono formati qua allo stadio di Pero, per cui ora sono in grado di poter intervenire in caso di arresto cardiaco con un massaggio cardiaco e con l'uso del defibrillatore. Assolutamente sì, quindi abbiamo fatto formazione, preparazione e a breve ci sarà appunto la partita della Nazionale Italiana Artisti TV e la Selezione del Cuore, quindi un po' di formazione, gioco, divertimento. E solidarietà, perché comunque questa partita chiude questa giornata con cui noi abbiamo celebrato i nostri 10 anni e servirà per raccogliere dei fondi, sì, che saranno destinati all'acquisto dei defibrillatori che doneremo alla città di Pero. Perfetto, ti ringrazio Gianfranco e ci vedremo poi dopo la partita. Ha tirato un grande calcio di punizione. È il colpo di testa di Riso, 1-0 per la Nazionale Artisti TV, Riso. Amici, sta per iniziare, guardate, stanno mettendo adesso lo striscione, salvare una vita si può. Associazione In Campo con il Cuore, 10 anni ragazzi, festeggiamo sia la partita ma anche i 10 anni, tutto in real time, vedete, siamo qui con... Lui no, perché risponde al telefono, questa è la bellezza della diretta. Siamo qui con, ragazzi, con Simone. Simone, oggi cosa fai? Di cosa ti occupi oggi? Ma principalmente della sicurezza e di gestire un po' il flusso della gente qui per questo evento. Lui sta scappando, vieni. Facciamo vedere anche chi c'è dietro, davanti, ma anche dietro a questi eventi. Io sono Carrozzino Alessio,
Io invece gestione spogliatoi, cancelli della sicurezza e striscioni. Ecco, mi sto preoccupando, siccome devo anche giocare, oggi c'è un conflitto di interessi, io la cambiamo, se c'è lui nel spogliatoi io non lo so, non gioco più, quindi io ho One TV e io non sarò in campo. No, quindi facciamo anche un applauso a questi ragazzi perché dietro un evento c'è tanto lavoro. Quant'è che lo state preparando? Da stamattina. Sì, da stamattina. Verso... che siamo qui. Quindi... rimanete ancora legati, vedete anche delle fasi di gioco, loro adesso continuano a lavorare e io continuo a non far niente, quindi è bello vedere gli altri che lavorano. Io vado, e tenete pure, vado a cambiarmi, ci vediamo in campo, seguiteci. Melosi, non si chiude l'1-2 con Sansone, il tiro di Bardaro che segna un gol incredibile. E ciao a tutti, dopo l'intervista con il presidente dell'Associazione In Campo con il Cuore siamo qua con altre due figure molto importanti, con Andrea Badini che è il patrono appunto di Club Milano e con il patrono invece di GS Pero. Ciao Andrea. Ciao Manuela, ciao a tutti. Allora, vabbè, mi fai la domanda, quindi parlo io. Siamo molto contenti di questa iniziativa. Come Club Milano, stamattina abbiamo fatto il corso BSLD, dove erano presenti 50 giocatori, 50 dirigenti e dirigenti delle nostre squadre e mister. È stato molto positivo questo corso e oggi questa giornata che può coronare un po' questa giornata da campioni. Infatti abbiamo parlato prima con Gianfranco dell'importanza di avere anche due società come la vostra, Club Milano e GS Pero, infatti passo la parola direttamente al patron di GS Pero, Domenico Calabrò. Buongiorno a tutti, e niente, sono onorato di far parte di questa manifestazione importantissima e come ho detto precedentemente con Andrea Badini e Club Milano c'è molta sinergia, perciò sarà una bella giornata di sport e di beneficenza. Di solidarietà. Per la partita, due parole per la partita che ci sarà a breve? Beh, Nazionale Artisti è call of data, quindi sappiamo che sono giocatori molto forti, però la selezione del cuore, il mister è sotto pressione, Domenico sarà uno dei componenti della difesa, quindi speriamo sia un punto di forza, e anche la selezione del cuore sicuramente insomma, darà da battaglia alla Nazionale Artisti. Dall'altra parte? Dall'altra parte, come dice Andrea, sarò della partita, darò il meglio, e cercherò di difendere i nostri colori. E allora in bocca al lupo e a tra poco per la partita. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Pescato bene Salierno, il cross per Rossi preso in controtempo. Diop non calcia, serve Rossi, posizione giudicata regolare e c'è il gol di Gianluca Rossi, 3-0. Ebbene, l'avete vista in modo molto, sto già ridendo, istituzionale, perché non solo faccio parte della squadra, siamo qua e presenti con sia il responsabile dell'ufficio stampa nazionale di TCTV, ma anche la Sean Social Research Manager. Sarebbe social media manager, però è una parte di quello che faccio, social media manager. Quindi cosa, facciamo prima, Nazionale Artisti TV di cosa ti occupi bene? Mi occupo di comunicazione istituzionale, relazione con gli sponsor, con gli atleti e tutto ciò che riguarda la parte di ufficio stampa. E però c'è anche, in questo caso io oggi gioco e presento, conflitto di interessi, dato che si sente la musica, ma fai parte anche di Sportland, che fa parte anche dell'evento. Sportland è, diciamo, è... sono tanti anni che ho lavorato con loro, continuo a collaborare con loro, sono quelli che mi hanno insegnato, diciamo, a operare tecnicamente in campo. Guardate, quindi... guardate che manager social, e poi ci prendono in giro per il mondo perché noi italiani, perché, com'è operare? Operare. Anche perché Sportland dal 1995 qui a Milano, ma ha sviluppato tanti tornei amatoriali in Italia e all'estero, quindi gli eventi che tu vedi che io faccio in Germania, Ibiza, in Spagna e ovunque sono sempre con Sportland. Ibiza, giustamente, c'è Ibiza, giustamente. Sì. Quindi seguite la Nazionale Artisti TV sui social. Quindi @ Nazionale Artisti TV o Nazionale Artisti TV? Nazionale Artisti TV. Anche su Facebook, bene, allora Manuela, allora. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Quindi tu conoscerei molto Ventilare perché è molto attiva, perché solamente lo fa di lavoro. Sì. Manuela, stiamo per iniziare. Manuela, grazie mille. Grazie a voi e ci vediamo in campo a tra poco. Ciao. Della Nazionale Artisti TV che adesso riparte. Gianluca Rossi non controlla.
tacconi, tacconi clamoroso, 5 contro 1, tacconi, tiro deviato. E c'è il gol di tacconi. E finalmente arrivano i giocatori, ma in questo caso devo fare un passo indietro perché io sono umile. Faccio un passo indietro perché se faccio un passo indietro siamo all'altezza giusta. Un amico, un giocatore, ma anche un uomo televisivo, un commentatore sportivo e non solo, oggi in porta il mitico Thomas Fierro. Ciao Thomas! Ciao ragazzi, siamo pronti a questa battaglia, grande evento, no? Quando si fa beneficenza è la cosa migliore. Siamo pronti, la Nazionale Artisti TV è bella carica perché ho visto che dall'altra parte, nella selezione del cuore, sono tutti agguerriti. Quindi dobbiamo metterci il massimo impegno per vincere questa gara e soprattutto per fare del bene alla gente. Io sono un attimo preoccupato perché ho parlato prima col presidente, mi raccomando, anche l'allenatore della selezione del cuore, tutto tranquillo, vi dicendo battaglia, agguerriti, e sai che siamo tutti artisti, qua se ci facciamo un po' male non è che ti chiami domani, sto a casa. Certo, certo. No, ripeto, l'importante è che sia una bella partita dove ci sia divertimento, soprattutto ho visto tanta gente, ancora sono le 5:30, infatti. Quindi chissà stasera alle 7. Aspettiamo e vediamo, poi vedremo come andrà a finire. C'era anche uno spettatore, c'era la mosca che ci stava. Infatti, c'è una mosca che ci mi permetto di scherzare perché Thomas è stato anche ospite nelle mie avventure televisive, un amico, una persona vera, e per la beneficenza c'è sempre. Sempre, sempre. Ragazzi, abbiamo raccolto 7 milioni di euro. 7 milioni di euro non si raccolgono così. Quindi vuol dire che sono 30 anni di storia di questa nazionale e siamo riusciti a fare del bene. E questa è la cosa principale, questo è lo scopo finale. È vero che giochiamo a pallone e ci divertiamo, però alla fine il succo è raccogliere i fondi per queste associazioni. Thomas, quindi io vado a cambiare, ci diamo in campo, il grande portiere, mediano centrocampista, lasciamo stare. Portiere. Alla prossima, One TV, grande Thomas. Grazie a voi, un abbraccio a tutti.